Salve amici del segreto, in questo video andremo ad analizzare il libro Le 50 abitudini positive per trasformare la tua vita di Michael Chapman, un libro estremamente importante che riguarda abitudini per ogni area della nostra vita, a cominciare dal fitness, abitudini mentali, emotive, eccetera, che ci aiutano a migliorare la qualità generale della nostra vita. Andremo a vedere le abitudini principali del libro. Analizzandole brevemente, cominciamo subito con questo riassunto. Obiettivi e abitudini di fitness. Camminare ogni giorno, camminando al mattino ci si assicura di fare un po' di esercizio, l'esercizio fisico rilascia endorfine che ci rendono più felici e lucidi. Camminare ogni giorno migliora anche l'umore. Bisogna mantenersi attivi, cerca di rimanere attivo durante la giornata, alzati ogni 30 minuti dalla sedia, cammina, fai stretching. Fare esercizi di forza, anche questo è estremamente eh, benefico, ogni giorno concentrati su una parte del corpo, ad esempio petto, gambe, braccia, addominali, migliorerà il tuo umore facendoti sentire più forte e a, aiutandoti a pensare velocemente. Creare una nuova abitudine. Chapman consiglia di scegliere un nuovo hobby che aggiunge eh, varietà alla tua vita e ti assicura che continuerai a vedere un successo costante mentre inizi a conquistare e ad affrontare nuove sfide nella vita. Parcheggiare lontano. Ogni volta che esci parcheggia in fondo al parcheggio o a qualche isolato di distanza e vai a piedi a destinazione. Questo aggiunge qualche minuto di movimento in più. Al giorno, fare stretching in modo corretto, entra eh, in un migliore stato di forma facendo stretching per 5 minuti dopo la doccia o il risveglio. Eh, molte, eh, questa è una delle, delle abitudini utili per aiutare il corpo a guarire e a riprendersi dal dolore, specialmente quando fate eh, spesso esercizio fisico. Non bisogna fermarsi dopo aver finito l'esercizio fisico, ma bisogna fare anche un po' di stretching per rilassare un po' i muscoli. Fare squadra, se ehm, fai fatica a metterti in forma, dovresti assolutamente prendere in considerazione la possibilità di correre con un amico, ad esempio. Un compagno di corsa può fare davvero la differenza per la tua forma fisica. E ultima abitudine per quanto riguarda il fitness rendere l'esercizio divertente. Scegli ciò che ti piace fare, che sia giocare a calcio o sollevare pesi, facendo ciò che trovi divertente, sarà, eh, ti renderà molto più felice e sarai più eh, impegnato. Chapman, ad esempio, consiglia anche di creare una playlist con le canzoni preferite da ascoltare ad esempio quando state in palestra. Abitudini mentali, riconosci la negatività. Uno dei cambiamenti più potenti che puoi fare è cambiare il modo in cui vedi il mondo intorno a te nel suo complesso. Come guardi ad esempio la negatività? Il modo più semplice per cambiare eh, la mentalità è quello di renderti consapevole di ciò. Se ti rendi conto di essere negativo, riconoscilo e cerca di cambiare la tua mentalità. Pensare al successo, pensare al successo è una grande idea, semplicemente essere in grado di visualizzare ciò che potrebbe arrivare in futuro è uno strumento potente che può migliorare la tua mentalità. Annotare la positività. Quanto spesso notate nella vostra mente che siete stati positivi in un determinato momento? È una delle azioni più importanti che possiate fare nell'identificare la vostra positività. Prendetevi 5 minuti ogni giorno per riconoscere un ricordo felice al mattino, ad esempio, in modo da cambiare la mentalità negativa da negativa a positiva. Concentrati sugli aspetti positivi invece di guardare il problema. Perché non iniziare a cercare delle soluzioni? Ogni problema nasconde delle opportunità e questo questo concetto deve essere una parte importante della vostra vita perché vi aiuterà veramente a migliorare estremamente la qualità generale della vostra vita sfidare i presupposti quanto spesso mettete in discussione il vostro modo di pensare su una certa situazione se non lo fate allora è il momento di farlo sfidare i presupposti vi aiuterà a garantire che vi siate sempre vi stiate sempre adattando. Identificare i tuoi successi. Diventerai molto più a tuo agio e consapevole dei tuoi successi e fallimenti nella vita. Questo ti assicurerà di poter continuare a svilupparti senza vederti sempre fallire. C'è sempre qualcosa di cui essere fieri, anche semplicemente il fatto di aver trovato un lavoro, comprato la prima macchina, aver aiutato qualche parente con un determinato problema. Cercate di prestare attenzione alle cose positive che avete fatto nella vostra vita. Rivedere i tuoi fallimenti. Prendendo il tempo di esaminare effettivamente il motivo del tuo fallimento, sarà molto più facile trovare delle soluzioni. Molti di noi sanno di aver fallito, ma non sanno il perché, e son, se non si traggono lezioni dai fallimenti, si finisce per ripetere gli stessi errori in continuazione. Forza di attrazione. Hai mai passato la giornata a desiderare che qualcosa eh, che non hai ti venga data? Se no, devi iniziare. Passa 5 o 10 minuti ehm, ogni sera a sognare ciò che vuoi nella vita. Questo ha un effetto importantissimo e l'abbiamo visto nel libro Il Segreto di Rhonda Byrne, in cui lei ci insegna appunto la legge dell'attrazione, come noi riusciamo ad attirare quello a cui pensiamo e quello che riusciamo a visualizzare. Questo è uno degli aspetti più importanti di questo canale che l'abbiamo visto in moltissimi libri. Abitudini emotive. Meditare per il successo. Questa è la magia della meditazione, non c'è un solo modo per farlo, non c'è nessun trucco magico, tu lo fai nel modo che più ti si addice. Pratica ogni singolo giorno la meditazione. In questo canale abbiamo visto molti libri a riguardo. Vi consiglio di dare un'occhiata alla playlist sulla spiritualità che vi lascerò in descrizione. Respirazione diaframmatica. Tutto quello che devi fare è imparare a fare respiri profondi in modo lento. Ognuno di noi ha le proprie preferenze, e quindi si consiglia di controllare online per trovare aiuto nella respirazione diaframmatica in un modo in cui ti senti a tuo agio. Identificare le emozioni. Usa 4 o 5 parole per descrivere come ti senti in un certo momento. Riconosci queste parole e questi sentimenti e impara a capire cosa significano per te. Mettere insieme la prospettiva. Uno degli elementi più importanti ehm, in quei giorni in cui la negatività è forte è quello di prendersi dieci minuti solo per mettere le cose in prospettiva, aiutandoti ad apprezzare il successo e il fallimento. Se le cose non vanno bene e vi concentrate sul presente, questo contribuisce ad incrementare la vostra depressione. Mentre se guardate le cose in prospettiva, in prospettiva ossia quello che volete fare oggi e gli effetti che potrebbero avere tra 5 o 10 anni, questo servirà da fonte di motivazione e ispirazione per il futuro. Pause di 5 minuti, fai regolarmente delle pause di 5 minuti, allontanati dallo schermo del computer e rilassati. Avrai molte meno probabilità di continuare a fare errori e sarai più preciso quando lavori. Sei quello che mangi. Guarda cosa mangi e renditi conto di quanto giochi un ruolo importante nel modo in cui ti senti ciò che mangiamo determina come ci sentiamo e per questo motivo devi capire quello che ti fa star male ed eliminarlo non mangiare più eh, quel tipo di eh, cibi sei quello che mangi quindi era un aspetto che colleghiamo non solo con eh, il fitness, ma anche con le abitudini emotive, perché abbiamo spiegato in molti dei libri che parlano di diete efficaci, eh, di mangiare sano, eccetera, che ehm, mangiare bene non aiuta semplicemente a farti stare in forma, a renderti più attivo, ma anche più produttivo perché sei eh, più energico, sei più. Eh, capace di pensare in modo costruttivo e quindi l'aspetto fisico e mentale vanno sempre di pari passo. Gestire le emozioni negative. Ogni volta che ti senti che stai percorrendo questo tipo di strada mentale, ricorda te stesso che dura solo per un po', la tristezza non è mai permanente, specialmente con una mentalità positiva. È difficile eliminare pensieri negativi però è facile sostituirli quindi quando avete dei pensieri negativi cercate di concentrarvi su dei pensieri positivi magari riportando nella vostra mente l'immagine mentale di quello che vorreste avere in futuro abbiamo parlato della legge dell'attrazione prima quindi riportare quell'immagine quel, quella cosa quel, quel successo che vorreste avere nei momenti di difficoltà riportarlo nella vostra mente vi aiuta a rimanere positivi Sedersi fuori, anche questo secondo Chapman, è un aspetto molto importante. Lascia eh, il telefono a casa e apprezza il mondo che ti circonda, ascolta gli animali, goditi, la tranquillità. Abitudini di vita, quali sono i tuoi valori? Identifica i tuoi valori fondamentali se inizi a prendere decisioni in base al fatto che si adattino eh, ai tuoi valori diventerai più forte mentalmente e più impegnato a raggiungere i tuoi obiettivi e sogni. Qual è la tua passione? Definendo le tue vere passioni nella vita potresti essere molto più a tuo agio con chi sei, il tuo percorso, gli obiettivi e i desideri saranno ancora più chiari. Creare una visione. Eh, le persone più potenti hanno un sogno, una visione. Assicurati di avere una visione di dove vuoi arrivare anche l'esempio di un'altra persona che ha successo può aiutarti in questo. Ispirare te stesso, il modo più semplice per ispirarsi è quello di guardare a tutto il successo che hai avuto finora, come puoi tornare a quel livello di successo. Lasciare andare, molti di noi sono avvolti dai eh, beni terreni dalle nostre auto ai nostri televisori la paura della perdita eh, ci rende depressi perdere tutto ciò è il primo passo verso la normalità date via molte cose lasciate andare tutto ciò che non vi dà gioia abitudini personali semplificare la tua giornata il modo più semplice per rendere le tue giornate più facili è quello di eliminare prima il disordine Organizzare tutto in modo da poter lavorare senza distrazioni e poi cominciare a lavorare. Stabilire i tuoi obiettivi, pianificare gli obiettivi principali con i più impegnativi per primi, renderai la tua vita molto più facile andando avanti. Iniziare un progetto, uno dei modi più creativi per ispirare i tuoi piani e le tue ambizioni è quello di creare un progetto con un piano. Dedicate 30 minuti al giorno ad un progetto emozionante per mantenervi motivati. Sviluppare le buone abitudini, determinare la produttività in termini di diventare più produttivi, guarda come sei quando lavori oggi, ti lamenti. Se sei qualcuno che cerca sempre di lamentarsi, allora cerca di scoprire il perché, cosa ti fa sentire così e qual è il punto di vista alternativo. Concludere per il successo metti insieme compiti simili in blocchi chiari durante la giornata. Questo rende il lavoro molto più facile. I compiti simili eh, cadranno sotto un'unica bandiera e saranno affrontati rapidamente. Gestisci le. Priorità: creando una lista di priorità può essere molto più facile raggiungere gli obiettivi. Ogni settimana scrivi le tue tre priorità principali e lavora per raggiungerle ogni giorno. Svegliarsi prima: semplicemente mettere la sveglia un'ora prima può essere una delle azioni più positive che potrai mai fare. Quell'ora in più fa la differenza al mattino, perché in quel momento noi siamo molto più attivi. La sera tendiamo ad essere più stanchi quindi un'ora di lavoro la sera è, è come 20 minuti la mattina per la maggior parte delle persone. Imparare a dire di no, impara a dire di no ai lavori e impegni che non vuoi fare, dovresti sentirti a tuo agio nel rifiutare inviti se non ti danno gioia. Tutti vogliamo avere più controllo nella vita e nelle nostre azioni. Questo è il libro Le 50 abitudini positive per trasformare la tua vita di Michael Chapman, un libro estremamente importante che riguarda abitudini per ogni area della nostra vita, a cominciare dal fitness, abitudini mentali, emotive, eccetera, che ci aiutano a migliorare la qualità generale della nostra vita. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!